Sono Gianluca Palermo, sono professore di sistemi di elaborazione presso Politecnico di Milano e il leader del team di ricerca del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria che lavora con il gruppo Excalate di Dompé Farmaceutici. La collaborazione con Excalate è nata oramai oltre 7 anni fa all'interno del progetto europeo Antarex, che era un progetto che vedeva lo sviluppo di metodi e strumenti per l'ottimizzazione di applicazioni scientifiche su sistemi HPC. In quel periodo abbiamo pensato a portare Ligen, che è una delle componenti fondamentali della piattaforma Excalate, come strumento per la computazione d'urgenza. L'idea era quella di sfruttare un intero supercomputer per velocizzare la fase di virtual screening di un enorme insieme di molecole in un piccolissimo tempo, simulando il caso di pandemia. In realtà poi sappiamo cosa è successo qualche anno dopo, la collaborazione si è ancora rafforzata. Durante il progetto Excalate for Covid abbiamo girato la più grande simulazione di virtual screening mai fatta e abbiamo usato i due più potenti supercomputer europei. Questo era un challenge di ricerca originale, poi è stato messo a terra appunto per cercare di raggiungere lo scopo di computazione d'urgenza. Allora, uno dei challenge principali che stiamo affrontando in questo momento è quello di avere la piattaforma Excalate come una piattaforma europea, cioè capace di girare su tutti i supercomputer d'Europa. Questo richiede un grosso effort nella portabilità del codice, perché i supercomputer hanno architetture diverse e richiede la possibilità anche di poter distribuire il lavoro di virtual screening su diversi siti. Uno dei punti fondamentali della collaborazione tra Politecnico di Milano e Dompé Farmaceutici è appunto il fatto di permettere il porting della maggior parte dei moduli della piattaforma Excalate sulle nuove architetture HPC, quindi supercomputing, appena queste nuove architetture sono disponibili sul mercato. Questo è un punto fondamentale, ma non dobbiamo dimenticarci che comunque anche il concetto di computazione efficiente non è solo legato all'hardware, ma anche legato al fatto che è possibile in alcuni casi evitare la computazione quando questa non è necessaria. Ai giorni d'oggi possiamo dire che questo tema si tratta all'interno di campi quale il calcolo approssimato, quindi l'approximate computing, e non possiamo esimerci dal trattare l'intelligenza artificiale, tecniche di intelligenza artificiale e di machine learning, che sono anche uno dei punti fondamentali della collaborazione di tutta la galassia di partner che ci sta dentro a Excalate.